12 novembre 1927, Lev Trotsky viene espulso dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, lasciando a Stalin il controllo incontrastato del paese. Lev Trotsky è lo pseudonimo del rivoluzionario e uomo politico russo Leiba Bronstein, nato nel 1879 a Janoska, nel Kherson. Durante la rivoluzione del 1905, nei mesi di novembre e dicembre, presiedette il Soviet di San Pietroburgo. Dopo un periodo di esilio, nel 1917 entrò nel Partito Bolscevico e prese parte alla Rivoluzione di Ottobre. Fu commissario del popolo agli affari esteri e in questa veste nel 1918 firmò la pace di Brest-Litovsk. Fu anche commissario del popolo per l'esercito e la marina dal 1918 al 1925. Durante la guerra civile guidò l'Armata Rossa. Dal 1923 entrò in competizione e in contrapposizione con Stalin, assertore della strategia del socialismo in un solo paese, cui Trotsky contrappose quella della rivoluzione permanente. Questa divergenza di linea politica gli costò non solo l'espulsione dal partito nel 1927, ma anche la necessità di lasciare l'Unione Sovietica. Restò aspro critico dello stalinismo e tentò di organizzare i comunisti antistalinisti nella Quarta Internazionale del 1938. Condannato a morte in contumacia già nel 1936, nel 1940 fu ucciso in Messico da un sicario di Stalin.